Recentemente ho visto alcuni video e discussioni sul tema che avere 50.000 euro da parte basta per non preoccuparsi più di nulla finanziariamente. E non c'è bisogno che lo dica, appena ho letto questi titoli ero già piuttosto scettico. L'idea che una volta accumulati 50.000 euro questo ci consentirà di non doverci più preoccupare dei soldi è una tesi piuttosto audace e ambiziosa, direi. Visto che sì, 50.000 euro sono certamente una somma considerevole, ma non così elevata dopo tutto. Ma cosa c'è di vero dietro questa affermazione? Quali sono gli argomenti a favore e quali contro? E le cose sono davvero così semplici? Proviamo a capirlo. Prima di iniziare, ho già parlato in alcuni video della soglia dei 100.000 euro e abbiamo visto sia quanto è vantaggioso accumulare questa somma il prima possibile, ma soprattutto cosa eventualmente permette di fare e cosa no. Ma oggi proviamo ad abbassare un po' l'asticella e vediamo se 50.000 euro sono sufficienti per stare bene e risolvere almeno la maggior parte dei problemi. La prima argomentazione che ho letto e che vorrei discutere è che questa cifra fornisce già una base robusta di patrimonio e una volta accumulati 50.000 euro e investiti correttamente, questa somma rappresenta già un grande traguardo e punto di partenza e dà un vantaggio rispetto ovviamente al non averli. E devo dire che sono abbastanza d'accordo con questa idea. La logica alla base è semplice: se hai 50.000 euro investiti con un rendimento annuo del 5%, otterrai un reddito, passatemi il termine, di 2.500 euro all'anno, che equivalgono a poco meno di 200 euro al mese netti, soprattutto se investite in obbligazioni, ad esempio. Questa somma può sembrare modesta, ma è denaro che ricevi di fatto senza fare nulla, magari. Al contrario, qualcun altro dovrebbe risparmiare 200 euro dal proprio reddito ogni mese per ottenere gli stessi risultati, il che ovviamente però richiede uno sforzo molto maggiore, soprattutto se con un basso reddito. Certo, mi dirai, 200 euro al mese non sono una somma enorme e c'è chi con 200 euro non ci campa nemmeno magari un paio di giorni, e lo capisco. Ma è comunque un ottimo inizio almeno. Soprattutto continuando a reinvestirli, questa cifra può crescere significativamente nel tempo. Ipotizzando un rendimento annuo del 7%, dopo 10 anni avremmo quasi raddoppiato la somma iniziale, raggiungendo 98.000 euro circa. Dopo 15 anni la somma salirà a 138.000, dopo 20 193 e dopo 25 271.000. Anche tenendo conto dell'inflazione, questi numeri sono notevoli, considerando appunto che il punto di partenza è stato di solo 50.000 euro. Poi uno può anche scegliere di non fermarsi magari a 50.000 con il risparmio e continuare a risparmiare ad esempio 300 euro al mese e dopo 25 anni si potrebbe potenzialmente arrivare almeno ad un patrimonio di oltre mezzo milione, che al netto dell'inflazione, proprio se uno vuole essere pignolo, corrisponde a 310.000 euro, quindi comunque cifre non male e non trascurabili. La seconda argomentazione a favore dell'accumulare 50.000 euro riguarda la parte di pianificazione della pensione e di come questa somma possa influire molto di più di quello che ci si possa immaginare sulla nostra pensione futura. Facendo un esempio pratico, se Tom investisse 50.000 euro a 40 anni e li mettesse su un conto dimenticato proprio, chiamato la mia pensione, investendo al 7% di rendimento, otterrebbe una rendita aggiuntiva di circa 700-800 euro al mese, a partire dai 67 anni al netto già delle tasse. Naturalmente poi, se prendiamo casi ancora più rosei, ad esempio 50.000 euro investiti a 35 o 30 anni addirittura, si può arrivare ad una rendita mensile di circa 2.000 o 2.500 euro rispettivamente. E seppur anche queste cifre andrebbero riaggiustate per l'inflazione, è evidente già che questi numeri possono fare un'importante differenza nella qualità della vita durante la pensione. Tuttavia, richiedono ovviamente anche di accumulare un capitale alto in giovane età in generale e investirlo in modo costante e regolare, con alti rendimenti, il che ovviamente non è per nulla scontato. E la terza e ultima argomentazione riguarda la componente psicologica, che è sempre tra le cose più sottovalutate e trascurate dagli economisti, visto che è anche la meno misurabile. Ma almeno secondo me è anche il motivo principale per cui queste cifre già possono fare una significativa almeno differenza. Avere 50.000 euro, ma io azzarderei anche un pochino meno, come 40.000 o 30.000,
può dare un grosso vantaggio in termini di serenità complessiva, passatemi il termine, di una persona. Immaginate Jim che sul conto ha 1000 euro più o meno. Jim nella quotidianità, oltre a pensare al lavoro, alla vita privata, il partner e mille altre menate, in ogni piccola scelta o grande decisione anche dovrà pensare necessariamente alla componente economica. Non può in alcun modo permettersi di prescindere dal denaro e pensare di scegliere qualcosa solo in base ad altri criteri, come, che ne so, un costo più alto per una maggiore qualità o scegliere, che ne so, la soluzione più comoda a discapito del prezzo. Sempre poi nella quotidianità non può non preoccuparsi che se dovesse andare storto qualcosa al lavoro sono cavoli amari, che se succede un incidente con l'auto per colpa sua non c'è imprecazione che aiuti. Non può non pensare, almeno nel retrocranio, che se domani il frigo non funziona è una bella rottura di maroni e che anche questo mese tocca trovare un modo di far quadrare i conti. Dall'altro lato c'è Tom, che ha 50.000 euro di liquidità e investimenti che gli generano anche una piccolissima rendita, come abbiamo visto, di circa 200 euro. Tom non ha preoccupazioni che se si rompe almeno il frigo dovrà ricomprarlo o ripararlo. Non pensa che se succede un incidente l'assicurazione aumenta magari di 100 euro. E sommariamente credo che sia ovvio che ha un livello di serenità finanziaria molto maggiore nella quotidianità, non avendo molti dei vincoli e preoccupazioni che abbiamo visto in Jim. Avere zero o poca roba sul conto, ma anche come patrimonio, oltre ai pensieri e preoccupazioni, ha anche un impatto su quello che si è in grado di fare, quanto bene lo si fa e di conseguenza anche su quanto si guadagnerà. Cosa voglio dire? Vivere nel caos, sia finanziario che non, magari con problemi familiari, problemi di salute, problemi relazionali, abbassa ovviamente di molto le possibilità e anche la fattibilità di riuscire a concentrarsi bene sul lavoro, sul guadagnare di più, sul risparmiare, banalmente e giustamente anche perché hai ben altri problemi prima da risolvere, molto più gravi e grandi dei soldi in generale. E per questo risparmiare una cifra come 50.000 euro aiuta ad eliminare o almeno a ridurre significativamente i problemi derivanti dal fattore economico e dà un grosso vantaggio non solo al portafoglio ma soprattutto a livello psicologico. Questo però significa che avere 50.000 euro da parte vi risolverà tutti i problemi e che avevano ragione a dire che con i soldi puoi comprare tutto? Probabilmente no, o almeno io non credo. Tuttavia, archiviare almeno le preoccupazioni finanziarie di base può dare una grossa mano. E 30, 40, 50 mila euro da parte rappresentano già sicuramente un buon punto di partenza per farlo. Se ti interessa sapere anche che cosa abilita raggiungere invece la soglia dei 100.000 euro, ti lascio qua lato il video in cui parlo di questo. Grazie mille per avermi seguito, lascia un mi piace per l'algoritmo di YouTube se ti è piaciuto questo video e iscriviti per non perderti altri futuri video come questo e noi ci vediamo la prossima settimana in un prossimo video. Ciao!